Pota, se arriva un pacchetto. Che stanchezza, vediamo questo video nuovo di Nino, vediamo che dice. Ciao Danilo Gersi, finalmente, finalmente, finalmente posso tornare a esprimere la mia arte, l'arte dello spacchettamento, perché mi è arrivato questo pacco che tra l'altro è sigillato, quindi lo aprirò insieme a voi e vi faccio vedere delle belle cose. Ora, io dovrei fare quasi un video, tra virgolette, vendetta verso un mio collega, amico, anzi, di YouTube, ovvero il Marchese Bianconero. Che sono Fenomeno io. degli youtuber, voi andate sempre qui sotto, trovate il Chiaro, come link andando a sempre. scrivere, perché lui tempo fa fece uno spacchettamento per me. Spacchettamento. Spacchettamento. Oh mio Dio, uno spacchettamento. Ma lo spacchettamento non è che lo fa. Non lo fa lui. No, no, non lo fa lui. Cioè, lo fa anche lui, eh. Lo spacchettamento. Lo fa soprattutto l'unico, inimitabile, Diego Abatanduono, no? Mino JFC. Ciao a tutte ragazze, benvenute in questo nuovo video di Mino JFC. Mi raccomando, seguitemi, iscrivetevi al canale, la campanellina, no, quello è Milo. Vabbè, comunque seguitemi e seguite tutti i link qui sotto. Chiaramente questo è il primo spacchettamento ufficiale, nel senso che quello dell'altra volta era così, diciamo, un'anteprima di qualche mese fa. Adesso inizia ufficialmente la collaborazione tra me medesimo, Meco e Calcio Basso Agosto. Il link in descrizione, visitate perché veramente la cosa, l'ottima qualità di questo sito è veramente garantita, ve lo posso assicurare, visto che questo qua lo comprai lì. Ma oggi mi ha dato questo regalo, mi ha portato questo regalo, è dato proprio oggi, e lo spacchetto con voi, chiaramente, quindi hashtag spacchettamonde. Questo è un pacco, intanto, guardate che bello, cioè non ho cagato il cazzo, ma comunque, apriamolo, dove si aprono i pacchetti? Ammazzo, ma che avessero messo la Gioconda dentro? Beh, ah, ecco qua, ecco qua, ho trovato il buco, nel senso. Beh, facciamo che senza mezzi termini apriamo questo pack. Oh, si sta aprendo. Un pack del pack, lo spacchettamento non lo spacchettamento. Non vi faccio vedere, aspetta, c'è qualcosa? No, però pesa 50 kg sto pacco, se nient'altro. Attenzione. Attenzione. Adidas. Quindi siamo d'accordo su dove proviene la cosa, cosa potrebbe essere. Apriamo. Oh mio Dio. Oh mio Dio. La maglia, maglia tra l'altro. La maglia, ecco, Adidas, guardato, guardate, anzi, con tutto l'etichetta, beh, nessuno ha mai detto una roba del genere comunque. Guardato. La maglia dei 120 anni dalla Juventus, quella che è stata utilizzata appunto in quella partita contro il Benevento e tra l'altro fecimo schifo. Giriamo la maglia e troviamo un bel 10. Adesso vi spiegherò perché ho scelto il 10, che non è tanto per Dybala, anche se è un giocatore che io amo apprezzo, ma anche perché il 10 è un po' il numero importante della storia della Juventus. E quindi Gramonde era simbolico la scelta. Qua tutte no, le facce sono le altre, sono le scritte del 120esime. 10, qua le 3 stelline, Adidas, Jeep, i loghi VAR, e quindi questa è la maglia. Questo è un regalo di Calcio a Basso Agosto, il primo regalo, poi chiaramente seguiranno chissà altri acquisti, e spero che seguiranno anche per voi, però sarà nuovo, chiaramente, sentite. Quindi questa è la maglia, la maglia, è veramente fantastica. Ecco qua, me la sono messa, con l'etichetta ancora chiaramente perché fa più bella. Questa è la maglia, perfetta. 120 anni di Juventus. Bene ragazzi, il video finisce qui. Come sempre lo spacchettamento lo faccio dedicandolo a Nino Jersey, che vi invito a seguire anche se ormai mi ha superato, quindi credo che sia più facile il contrario. Sono felicissimo di questa collaborazione con Calcio a Basso Costo per aumentare la disponibilità di chi gestisce questo sito, questo negozio online. E veramente le cose sono affidabili, questo è un regalo che mi hanno fatto loro appunto per iniziare questa collaborazione, e poi seguiranno magari altri spacchettamenti con altri prodotti. Ho preso già la felpa che ho lasciato qua dietro tra l'altro,
quella della Juventus, che ricorda lo spacchettamento di qualche mese fa. Nino Jeffsy è il mago di spacchettamenti, ma anche Fuori Rosa TV, che sarebbe il Fuori Mona, come lo chiamo io, Fuori Mona TV, che appunto ormai sono le mie parodie. Diciamo che sto lavorando molto di più sulla parodia di Nino, ma potrei in futuro lavorare meglio anche su quella di Roberto, che sono degli amici, quindi ovviamente sono presi in giro a fin di bene, non bullismo, ecco. E da questo, vi invito a controllare i prodotti, a seguire Calcio Basso Costo, che trovate anche su Facebook, una pagina Facebook e ovviamente il sito che è linkato sotto in descrizione. Semplicemente questo, la maglia l'ho scelta io, nel senso che volevo quella 10, volevo questa maglia perché è un pezzo che rimarrà nella storia per il 120° e il 10 per il discorso simbolico che vi ho detto prima. Come sempre, forza Juve, ringrazio i miei amici Nino e Roberto per l'imitazione che mi hanno concesso, cioè non me l'hanno concesso, in realtà me la sono preso io la concessione, ma chiaramente sanno che io posso fare queste cose qua, cioè la mia mente bacata può produrre queste anche peggio, ve lo dico io. Alla prossima, ciao! Paura, 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 paura.